Buon pomeriggio care amiche e cari amici. Oggi ci divertiamo, voi e io, a studiare, immaginare, ipotizzare le formazioni che Stefano Pioli potrà schierare in occasione del festival che ha un nome, Festival 7 in 22. A volte si chiama 7 in 21, a volte 7 in 22. Ma comincia sempre intorno alla metà di settembre e termina ai primi giorni di ottobre. Ci sono tanti festival, voi sapete, c'è il Festival di Sanremo, c'è il Festival di Cheltenham. Cos'è il Festival di Cheltenham? È quella riunione meravigliosa, 4 giorni a Cheltenham per cavalli ad ostacoli. E lì un'atmosfera meravigliosa. Un posto bellissimo, corse a mele, corse ad ostacoli. È difficile ad avere un cavallo a ostacoli perché purtroppo è soggetto a infortunarsi, a non essere sempre in pista perché deve saltare degli ostacoli alti e portarsi dietro 500-600 kg di muscoli e quindi non è sempre facile essere proprietari di un cavallo ad ostacoli, ma il Festival di Cheltenham è eccezionale. E poi in Italia si svolge tradizionalmente, non c'è Amadeus a presentarlo, ma c'è il festival che appunto si chiama 7 in 22. È un festival, è una festa. Sono le 7 partite che le squadre italiane devono affrontare da dopo la sosta, in questo caso il 16, fino alla vigilia dell'altra sosta di ottobre. Sono 22 giorni e sono sempre le 7 partite. Possono essere 22 o 21. In questa stagione calcistica sono 22. Il Milan, ricordo, partirà dal derby, poi non è questione di ore e sapremo esattamente quando giocherà il Milan. Oggi uscirà il comunicato della Lega. Ma comunque conosciamo già gli avversari e conosciamo già più o meno il periodo, perché il Milan gioca il 16, poi nel weekend del 23-24, quel weekend sarà impegnato in casa con il Verona, poi a metà settimana dopo il Cagliari in trasferta, avrà poi la Lazio, ma tra Inter e Verona ci sarà la partita con il Newcastle, arriverà con la Lazio. Dortmund, Borussia Dortmund e poi si concluderà a Genova contro il Genoa. Questo si chiama Festival 7 in 22. Ecco, io ci ho pensato, quali sono i giocatori pronti? Quali sono i giocatori che Pioli potrà schierare tenendo base la formazione che benissimo, autorevolmente si è comportata nelle prime 3 partite. Incominciamo dal portiere. Certamente Maignan, solo Maignan. E non credo che magari col Verona o con il Genoa, men che meno con la Lazio, ci sia spazio per Sportiello. Non credo. In difesa. Centrali, il fatto che Tomori sia squalificato per la prima partita con l'Inter lo mette in rotazione. Certamente li ruoteranno Kjær, Tomori e Chao. Con certamente anche Kalulu che potrebbe invece essere la prima alternativa di Calabria più che Florenzi. Rimane sempre la domanda a Theo Hernandez, le gioca tutte? Anche lì è da valutare la situazione in base diciamo, ai parametri che ha in mano Stefano Pioli. Però nella fascia centrale si alternano Chao, Tomori e Kalulu per primi. Non puoi lasciare, anche per questione di rispetto, Kjær sempre in panchina. E lì è una rotazione che già mi preoccupa meno. Calabria magari riposerà una volta, giocherà Florenzi o Kalulu e poi vediamo chi prenderà il posto di Theo Hernandez fin quando non arriverà. E vi ho già detto che un candidato può essere Juan Miranda,
Milan non ha preso in esame, stava cercando un terzino nel finale del mercato, poi alla fine ci ha rinunciato e li vedremo. A centrocampo interessante la rotazione perché sono tre: Loftus-Cheek, Reinders e Krunic in mezzo. Io immagino già che Krunic riposerà e giocherà Reinders al suo posto. Ma poi, quando tornerà Krunic, sarà Reinders, non Reinders, Reinders a lasciare lo spazio magari a Pobega, mi sembra uno dei candidati più autorevoli a giocare subito, e poi spazio anche a Musa, che potrebbe prendere il posto di Loftus-Cheek. Voi mi direte, e Adli? Adli, vediamo, in questo momento... Da quello che so io, è dietro Reinders nella posizione per occupare la posizione di Krunic. Quindi anche lì l'allenatore Pioli, secondo me, è Reinders per Krunic, Loftus-Cheek potrebbe essere sostituito da Musa e c'è sicuramente Pobega, che vedo sempre il primo cambio a centrocampo prima ancora di Musa. Deve ancora capire bene Musa il gioco del Milan e Pioli le qualità e le caratteristiche di Musa. Là davanti siamo in attesa di Jovic. Per capire, io credo che Okafor possa un giorno, una volta sostituire, l'ha fatto bene a Roma, Leao, però immaginare un attacco con Chukwueze, Jovic e Okafor, sinceramente mi sembra un pochino azzardato. Perché quando giocherà Jovic magari ci sarà Leao, quando c'è Okafor a sinistra ci sarà Giroud, Pulisic che può giocare sia a destra che a sinistra, anche lui entra in rotazione. E anche lì bisogna capire innanzitutto le condizioni dei giocatori, ma poi aspettiamo che venga inserito Chukwueze titolare. Perché Chukwueze è il nostro fiore all'occhiello di questo mercato, doveva essere per quello che riguarda l'attacco. Poi è venuta l'occasione Okafor, è venuta il famoso LM Last Minute Jovic, ma Chukwueze voglio vederlo partire dal primo minuto e secondo me non ho dubbi che contro il Verona giocherà lui. Contro il Verona sarà la partita, che non sarà una partita facile, però indubbiamente Giroud non può giocare Derby, Newcastle e Verona. E quindi... Secondo me, ecco che Verona è la partita, anche perché dopo Verona c'è Cagliari e lì si può giocarle, sono due partite complicate ma abbordabili. Lì serve la rotazione per poi avere i titolari nell'altro blocchettino e parliamo di Lazio e Dortmund. Quindi titolari contro l'Inter e... praticamente contro il Newcastle. Ampia rotazione perché è necessaria e vedremo i nostri giocatori quanto forti siano per supplire a queste variazioni. La rotazione sarà una rotazione proprio contro Verona e contro il Cagliari. Titolari ancora contro Dortmund e prima contro la Lazio e rotazione a Genova. E lì sono delle rotazioni che non ci devono preoccupare, non ci possono preoccupare, perché altrimenti vuol dire che la rosa che volevamo, certamente non più formata da 11-12 giocatori effettivi, validi, titolari devono diventare 15-16. I titolari devono diventare 15-16. E questo festival 7 in 22, un festival, come vi ho detto, tradizionale di ogni anno, deve farci capire innanzitutto la forza di questo Milan nella continuità, ma soprattutto farci capire quanto forti siano le alternative ai titolari. Ecco perché è un festival particolarmente importante, perché è un po' come io non me ne intendo molto di Formula 1, ma... Il Festival 7-22, quelle 7 partite in 22, devono far capire quali siano le macchine che incominciano a distaccarsi
lì aumentano i distacchi. Adesso siamo ancora nelle prime curve, quindi c'è un paio di macchine che vanno molto forte, ma le altre non sono lontane. Ai primi di ottobre il gruppo è certamente sgranato. E chi è in testa fra i primi a ottobre, fidatevi, sarà fra i primi. Difficile che ci siano le rimontone, possono capitare, però fidatevi, quando arrivano squadre molto indietro, arrivano. Poi basta un pareggio o una sconfitta che può capitare dopo una bella serie positiva, proof, si torna subito indietro. Ecco perché nel festival vogliamo vedere, vediamo che rotazioni, penso che siate d'accordo con me, rotazioni, mi interessa il dibattito, il commento con voi, rotazioni ampia Verona-Cagliari obbligata, titolari Inter, Newcastle, Lazio-Dortmund. Coppa dei Campioni, Champions League, sempre ovviamente la squadra migliore, e poi altra rotazione contro il Genoa. Non voglio pensare cosa succederà quando poi, dopo anche la parentesi della nazionale a ottobre, cosa succederà. Perché il Milan si trova Juventus, Paris Saint-Germain là e Napoli là. Lì sarà un'altra tappa, ma è lontana, ma ne parliamo intanto qui, in questo caldo pomeriggio di settembre, un'altra tappa fondamentale per capire la forza di questa squadra, che ritengo non, sulla carta non dovrebbe mai avere grandissimi problemi con le diciamo così, su 19 squadre, con 13 o 14 non dovrebbe aver problemi. Poi ci sono le grandi del campionato. Già con la Roma non c'è stata partita, vediamo, la Lazio è una squadra impegnativa e poi ci sono anche le altre avversarie. Però indubbiamente nel Festival 7-22 che vediamo dove il 7-22 che vediamo che porterà il Milan, vediamo in quale posizione, fondamentale sarà il turnover di Pioli. E fondamentale saranno le risposte delle cosiddette alternative. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, mi interessa la vostra opinione e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.